Dovrebbe essere tutto pronto. Sì. Ricky ha fatto questo per il volante. Guidiamo verso l'ingresso, saltiamo e addio milizia. Te la senti? La strada è lunga. Guidare con un braccio solo non deve essere uno scherzo. Ma stronzo. Boser, potrebbe essere un viaggio di sola andata, lo sai? Meglio. Così non guido al ritorno. Certo che me la sento. Beh, perché in fondo... solo due motociclisti sono adatti a un'impresa così idiota. Come noi. Già. Quindi vogliamo farlo davvero? Sicuro, cazzo. E a quanto pare verrà anche Ricky. Come va, Dick? Bella giacca, ti sta bene? Ricky, Eddie... apprezzo l'aiuto, ma io e Boozer abbiamo una cosa da risolvere. Si è sparsa la voce. Il tuo discorso ha smosso più animi del previsto. Te l'ho detto, non puoi farcela da solo. Sta tranquillo, non lo fanno per te, lo fanno per lui. Per Iron Mike! Ok, sentite, il piano è questo. Io e Boozer faremo saltare in aria l'ingresso nord, così da attirare le guardie e sgomberare il cancello sud. Voi invece seguirete Ricky. Ok? Tutto chiaro? Siamo pronti? Senti, ti chiamo quando arriviamo al ponte, non attaccate prima. Okay. D'accordo! Si comincia! Per Iron Mike. Boozer, dobbiamo saltare! Ehi, Boozer, non c'è più tempo! Abbiamo una sola possibilità! Cazzo, Boozer! Vai! Salva tua moglie! Boozer! Boozer, perché non hai saltato? Il mio braccio. Avresti dovuto saltare. Ancora mi aiuti. Boozer. Oh, porca troia, Boozer. Oh, Cristo. Giuro che vi ucciderò! Uno per uno, cazzo! Qualcuno mi aiuti,
per favore! Sto sanguinando, aiuto! Aiutatemi, vi prego! Abbiamo un uomo a terra! Devo ricaricare. Era ora. Sara! Sara! Dobbiamo arrivare da Sara! Un artigliere, oh Dio! No, non mi fermerai! No, fatti, maledetto! Resisti, Sara! Ci sono quasi! L'arca! Devo raggiungere l'arca! È chiusa! Adesso la caverna di sopra! Muoversi! Avanti! Salite e piazzate le cariche! Ho detto in fretta, cazzo! Muoversi! Hai capito? Adesso muoversi! 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 Mi muovo! Muoversi! Muoversi! Schizzo. Schizzo di merda. Sto arrivando, schizzo. Ma ora toccherà usare le cattive. In cima al cono. Devo arrivare in cima al cono. Lanciafiamme. Oh, merda, merda! Devo capire come superarli. È morto. Vado avanti. Dammi fuoco. Sì, continua. Un disertore e un codardo. Ok. Potrebbe servirmi. Un cecchino. Sarà sulla torretta. Devo farlo fuori, devo farlo fuori. Devo superare questi tizi. Andiamo! Quanto? È un soldato a terra! Sparai!
Ci sono quasi. Dai, coraggio, non mollare! Ricky, mi senti? Dick, li abbiamo in pugno! Ce li abbiamo! Dick! Dick! Ricky! Ricky! Fateli a pezzi! Bruciate tutto! Sì, finalmente! Resisti, Sara! Cecchini! Sì, finalmente. Resisti, Sara. Cecchini, merda. Finalmente, cazzo. Trovato. Datti una mossa. Col cazzo, vuoi che saltiamo in aria? Oh, merda, hai sentito? Sbrigati! Ecco, così può andare. Quante sono? Abbastanza. Torniamo dal colonnello, vieni. Capitano Sarkozy, a rapporto. Noi... Quanti esplosivi avete piazzato? Posso ricaverne qualcosa? Capitano, non c'è stato tempo di posizionarli tutti. Cosa? Dannazione! Quanti? Tre.
signore? Che abbiamo qui? Ok, va bene. Scendo a prendere il detonatore da Wither. Tenete l'ingresso della caverna, chiaro? Nessuno deve passare. Sì, signore, ricevuto. Non passerà nessuno. E non usate questo cazzo di canale. Potrebbe essere compromesso. Schizzo, figlio di puttana. Tre esplosivi. Oh, devo trovarli. Sara e i suoi infusi di erbe. Al diavolo questo Matt. Eccone uno. Devo disinnescarlo. È a posto. Ok, cazzo. Dove sono gli altri? Sto arrivando, schizzo. Aspettami. Sistemato. Devo avanzare. Qui! Devo nascondere. Veloce! Riparo! E attento. Ripiego. Secondo. Andiamo, figlio di puttana. Bene, così dovrebbe andare. Ancora uno. Mi manca l'ultimo. Ci sono quasi, schizzo. Arrivo. Serve fuoco di copertura. Mi ritiro. Eccolo qui. Capito, reiterata. Piano, piano. Ci sono. Fatto. Mi spiace, ma non farei esplodere. Vado proprio avanti. Niente, schizzo. Dammi fuoco di copertura. No, dove ti nascondi? Fuoco! Al reparo! Devo nascondere. Qui. Ti fermi mai, eh? Uccidiamolo! Sto andando. Giriamo la forza! Ammazza il disertore! Soldato a terra! A terra! Nulla potrà fermarmi, schizzo. Spara! Devo indietreggiare!
Allora, tenente, dov'è il detonatore? Vaffanculo, non voglio morire qui! Weaver, cazzo, sai che noi seguiamo gli ordini e così deve essere. Dove l'hai messo? Weaver, dov'è quel Cristo di detonatore? Dammelo! Schizzo, lascialo andare. Sì, figlio di... Sì, hey! Weaver, vattene da qui! Avanti, vattene! Arrivano uomini del cancello nord, vai! Sei un ostinato figlio di puttana, vero? Ma io so cosa hai fatto, Dick. L'ho sentito dire. Hai ammazzato quei ripugnanti. Sì, li hai affogati come dei cazzo di topi di fogna. Hai fatto un piacere al mondo. Ma scommetto che Iron Mike non la vedeva così, giusto? Sì, voglio che tu sappia che io non volevo uccidere quel vecchio. No, non volevo, Dick. Ma non mi ha lasciato scelta, cazzo. Ho cercato di farlo ragionare, ma sembrava impossibile. Non mi ha ascoltato, cazzo! Hai una gran voglia di ammazzarmi, vero? Andiamo, andiamo. Eh? Se mi hai seguito fino a qui, sei tornato per lei. Eh? Non è vero? Sì, sei venuto per la tua ragazza. Ma ho una brutta notizia per te, Deacon St. John. Quando Curi ti ha liberato, il colonnello non l'ha presa bene. No, signore. L'ha spezzata, parola mia. L'ha schiacciata come un uovo del cazzo. Sei mio. Hai soldato. Uccidiamolo. Dai, nascondati. Finalmente, cazzo. Pezzo di merda! Ti ammazzerò con le mie stesse mani, hai capito? No! No! E crepa! Accidenti a te! Cosa schizzo? Tempo fa ti avrei solo trascinato nell'incubo. No. E lasciato ai furiosi. No. Ma e ora non lo farò. E sai perché? Perché ti strapperebbero tutti gli arti. Ma per loro non sarebbe un piacere.
Zitti! State zitti! So perfettamente che sta succedendo lì fuori. Lì fuori! Fuori dall'arca! Ma quello è l'esterno. Noi siamo al sicuro. Dentro. Nulla può sfiorarci. Riuscite a capirlo? Dio ha eletto questo luogo. È una sorta di terra sacra. Siamo al sicuro in questo posto. Siamo al sicuro qui dentro. Io non so quando né perché, ma ho avuto una visione. Circa un mese fa ho sentito qualcosa che non sentivo da troppo tempo, e so che molti di voi potrebbero aver vissuto questa esperienza. Credo che se solo riuscissimo... Dicono. Consegnami la pistola. Siedi. Ok. Li lasci, colonnello. È finita, la milizia è andata. Gradisci del tè? Scommetto di sì. Sara, verseresti un po' di tè al randaggio? L'arca era la nostra sola speranza. Te ne rendi conto, vero? Al termine della purificazione, essa avrebbe rappresentato l'occasione per ricostruire. Era tutto qui, sicuro, protetto dalla grazia di Dio. Sì. Non abbiamo mai trovato un pianista decente, non è così? Ma non importa. Ben presto più nessuno ascolterà la musica. E la colpa è tua. Perché tu hai distrutto il nostro lavoro. No, colonnello, è stato lei quando ha iniziato questa guerra santa. Sa, se fossi costretto a scegliere tra voi e i furiosi, io preferirei loro, perché massacrano le prede solo perché hanno fame e non uccidono le donne inermi. No! Sei tornato. Forza. Ok. Andiamo. Per favore. Acqua. Mi serve acqua. Dio santo. Aiuto. Aiuto. Ehi, dov'è Boozer? Acqua. Datemi. È morto. Qualcuno mi sente? Merda, prendi un po' d'acqua. Ok, ok. Ehi, puoi allestire un infermiere da campo laggiù? Ehi! Ehi, c'è una grotta laggiù, servono scorte e bendaggi. Prendi qualcuno e vai. Tu, e tu, andiamo. Ricky! Eddie! Qualcuno riesce a sentirmi? Posso aiutare? Sono un medico. Oh, è finita. Chiunque non sia rimasto ucciso o ferito nell'esplosione ha deposto le armi. Qualcuno può darmi dell'acqua? Dov'è Boozer? Presto, presto. Ricky, mi serve una mano qui. I cancelli a nord e quelli a sud. Muoversi! Ricky! La gamba! Sì. Aiutate. Mi prego! Acqua! Sanguino! Aiuto! Per favore! Dovete aiutarmi! Di cosa hai bisogno? Ehi, è rimasto qualcosa per me? Boozer. Sono in ritardo. No. Sì. No. Sono saltato giù.
Che cazzo? Ero quasi alla fine del ponte, già. No, no, ho sentito l'onda d'urto anche a 3 metri sott'acqua. È stato incredibile. Quindi che c'è? Pensavi che mi fossi fatto esplodere? Poi chi ti avrebbe rotto le palle? Beh, io. Oh, ciao. Sorellina. Sì, è una lunga storia. Allora, so che qualcuno ti ha cercata. Cosa? No, smetteva di parlare di te. Dagli retta, era più una sua impressione. Ricky, Eddie, chi vuole portarmi fuori da questa fogna? È tutta tua. Ho saputo che hai deciso di restare qui per ricostruire. Il colonnello era uno schizzato, ma aveva qualche buona idea. Sai, non sei il primo che me lo dice. Chi altro? Curi. Fanculo a quel bastardo. Dai. Ci ha lasciati a marciare. Saremmo morti senza di lui. In ogni caso, è ora di riprovarci senza stronzate da militari. Ehi, ti perderai il mio discorso. Beh, credo che me ne farò una ragione. Fratello. È andata. Ce l'hai fatta. Devo ammetterlo, sai. Per un attimo ho pensato davvero che fossi... morto tra le fiamme. C'è ancora troppo da fare. Stendili tutti. Sì, ci siamo. Jack sarebbe fiero. Ce l'hai fatta. Grazie a voi. Visto? Capitano cose buone e si accendi una candela. In realtà questo sembra più un falò, ma... Sì. Già. Non ti ho mai visto tenere un discorso. Beh, non sarà un vero discorso. Ok. Signora. Fanculo. Non lo sopportavo più. Perché di colpo è calato il silenzio? Ti stanno aspettando. Dio. È il momento. So che ci aspetta un lavoro difficile, e quindi la farò breve. Io non sono un leader. Dite quello che volete, non lo sono. Invece sì, cazzo. Ma quello... quello che abbiamo fatto qui oggi è qualcosa di grandioso. Ci siamo uniti per lottare, e non per obbedire agli ordini di un pazzo. Ma perché era la cosa giusta da fare. E indovinate? Abbiamo vinto! Vi ho visti ricostruire. Con fatica. E combattere per salvare vite. O per andare a cercare provviste. Vi ho visti sacrificare tutto ciò che avete e tutto ciò che siete. Per migliorare il mondo. Capite? Per questo resistiamo. Per questo resistiamo. Perché se non avessimo speranza in un futuro migliore o in una vita che abbia un senso, per cosa lotteremmo? Una volta Iron Mike... lui mi disse che noi rendiamo il mondo quello che è con le nostre azioni. Cosa abbiamo fatto? E cos'altro faremo domani? Sì, è vero. Vedete? Sì. 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 Sì.
è solo il primo passo. Avevi detto niente discorsi. Mi sono lasciato prendere. Come sono andato? Beh, non è stato male per un biker fuori legge. Un biker fuori legge? Allora pronto a partire, tesoro? Non lo so, dipende. Dove si va? Ovunque ci venga voglia. Eccoli qui. Bene. Lo voglio, amore.